Voglio riprendere questo stesso video che ho girato il 2 di dicembre alla Fontana delle Naiadi di Santa Maria degli Angeli per discutere, adesso anche andando veloce, discutere il problema dell'apertura di un telescopio. Qui vediamo diverse condizioni atmosferiche, diciamo vento assente che produce questa serie di caustiche con questa bassa risoluzione. L'effetto è proprio come quello che apparirebbe guardando l'immagine via pupilla dal telescopio, cioè si punta una stella, poi si sfoca tantissimo fin quando si vede, per esempio, il sostegno dello specchio secondario. A quel punto la stella ha la dimensione dell'obiettivo e quello che si vede è una situazione di questo genere. Qual è il punto? Se io ho un telescopio con piccola apertura, io riesco a vedere soltanto una zona, diciamo grande come questa foglia, che viene a fornire la luce di quella stella al mio rivelatore. Quindi che succede? Succede che in un fotogramma ce n'ho poca. In un altro fotogramma ce n'ho 80 perché l'alternanza luce-buio, vedete per esempio in questa zona in alto a sinistra della stella, qui c'ho un picco di luce, quindi c'ho la scintillazione in positivo, poi nell'immagine successiva c'ho il picco negativo e quindi c'ho la scintillazione in negativo, poi ancora un'immagine successiva c'ho una zona positiva, quindi c'ho un su e giù del dato osservativo che mi complica moltissimo la percezione di un fenomeno come l'occultazione asteroidale. Allora, qual è il segreto che si potrebbe svelare, diciamo, utilizzare? Un telescopio molto grande cosa farebbe? Prenderebbe tutte queste zone di luce e buio, tutte insieme, creando una sorta di media statistica per cui la scintillazione che si verifica soltanto su una piccola area viene a essere mediata con le scintillazioni positive e negative di tutte le altre aree e quindi alla fine la turbolenza risulta molto ridotta. Il problema è che se io ho un telescopio grande con le moderne attrezzature e rivelatori, ho una grande... qui addirittura abbiamo il caso in cui tutte le caustiche sono ridotte al minimo perché invece di avere una superficie quasi liscia, l'abbiamo corrugatissima e quindi qui vedete che non si riesce neanche a vedere la foglia di sotto. È proprio il caso di massima turbolenza. Allora, che succede quando non ho una situazione di calma come potrebbe essere quasi questa, che quindi ho delle turbolenze a scala piuttosto grande, che localmente mi danno molta luce e molta poca luce. Allora, se io ho un telescopio grande, riesco a fare una media. Generalmente è quello che si raccontava quando sognavamo l'acquisto di un telescopio potente. Si dice, guarda, tu aumenti l'apertura del telescopio, ma quando superi un certo valore, a un certo punto ti si sdoppiano le immagini, insomma, non riesci a mantenere lo standard che volevi perché prendi più celle. Però questo problema non si verificava fino a 20 centimetri. È un'esperienza che tutti quelli che hanno avuto telescopi propri o di altri utilizzati per osservare le stelle, quando guardi una stella, la vedi scintillare, la guardi a un telescopio da 20 centimetri, l'immagine è ferma. E questo potrebbe essere proprio quello che ci risolverebbe il problema della complicatezza del segnale che ci viene da Betelgeuse. Perché? Perché con un segnale basso, con un segnale di bassa qualità, si arriva al punto che avevo evidenziato io nella osservazione di Regolo occultata da Rodope nel 2005. Guardate un po' il segnale che avevo io. Qui è preso con unità arbitrarie di intensità luminosa. Abbiamo un su e giù che va con la stella in piena luminosità, va da
7.500 a 27.500, cioè sale e scende di oltre il 100%. Poi, durante la discesa dell'occultazione, questa cosa non dà grossi problemi, però diciamo questo è lo zero, quella stella era sparita e poi riappare improvvisamente. Tutto quello che noi ci aspettiamo di trovare di interessante dall'occultazione di Betelgeuse non sta qua, perché qua sotto c'è l'informazione su quanto è grosso l'asteroide. Tutto sommato, essendo uno dei 10.000 asteroidi della fascia tra Marte e Giove, non è che ci cambia la vita sapere se quello è 124 km oppure 124,5 km. Questo è questa informazione qui. L'informazione sulla stella sta qua e sta qua. Se è bella rozza come lo è questa, io non riesco a trovare tanta informazione. Questo addirittura il dato bruto era questo qui. Se no addirittura questo, perché c'era una nuvola prima, abbiamo dovuto fare un detrend, insomma, ma guardate che quando la stella era in piena luminosità, il su e giù era questo. E noi avevamo perso la possibilità di osservare con due dei tre strumenti che avevamo portato, perché piano piano si erano degradati durante la notte, i vari rivelatori avevano ceduto uno dopo l'altro. L'unico che aveva resistito era una vecchia telecamera con obiettivo suo, che però ha fatto la ripresa, cioè era puntata su regolo, e nel momento dell'occultazione, che noi abbiamo visto a occhio nudo, lei ha registrato, e con questa registrazione abbiamo dovuto fornire l'informazione. Pensate che la previsione era di 0,7 secondi, doveva durare questa occultazione, invece poi di fatto è durata 2 secondi, quindi è stata un risultato notevole, inatteso. Però vedete che il rumore che connotava quei dati era piuttosto grande. Abbiamo fatto dei detrend particolari perché prima c'era la nuvola, poi non c'era. Però il discorso è che noi non avevamo stelle di riferimento, in quanto il cielo era a pecorelle, quindi c'era poco da prendere una stella di riferimento. O la guardavi e la vedevi sparire nel momento in cui non c'era la nuvola, oppure avevamo fatto un viaggio a vuoto, cioè abbiamo fatto una bella esperienza, ma senza portare a casa nessun risultato. Adesso, alla luce di quell'esperienza lì, per quanto mi sento di consigliare, cioè la stella di riferimento che dobbiamo avere, perché normalmente le occultazioni si fanno così, in realtà con Betelgeuse non ci interessa. Perché? Perché di Betelgeuse ci interessa Betelgeuse stessa come riferimento, quando è tutta illuminata. E poi, rispetto a quando è tutta illuminata, noi andiamo a vedere cosa succede in queste fasi qua di discesa e di salita. Cercare di avere una dinamica ampia del sistema, cioè prendere sia le stelle deboli che le stelle luminose, in questo caso è un po' controproducente, perché Betelgeuse è più luminosa di almeno 6 magnitudini delle stelle che stanno vicino in campi di vista ragionevolmente piccoli. Andarne a cercare un'altra, diciamo, non mi interessa. A noi interessava sapere questa parte della curva di luce doveva essere identificata per capire quanto era grande questo asteroide. Ma se il nostro interesse è sulla forma della limb darkening function di Betelgeuse, l'informazione sta qui e qui. Se l'interesse è su macchie che si trovano su Betelgeuse, stessa cosa. In questo caso qui potevamo cercare eventualmente il controllo della presenza di frange di Fresnel, come veniva simulato dal programma di Thomas Plattner, che tutti ricordiamo con affetto, grande cultore della materia occultazioni, che ci ha lasciato a più di 90 anni a Rennes qualche anno fa. Ecco, questo è l'andamento delle frange di Fresnel teoriche per un'occultazione simile a quella che capitò a Regolo. Solo che la questione era che
che la stella Regolo aveva un diametro angolare di 1,3 millisecondi, mentre l'asteroide, questo del 2014, era di 84 miliardosecondi, un po' come Leona che è 95 quasi. Però chiaramente 1,3 millisecondi è pochissimo per fare un effetto diametro, cioè sta qui, ma difficile proprio a vedersi. Nel caso nostro, con Betelgeuse tanto grande, quasi quanto l'asteroide, forse un pochino più piccolo, in modo che l'occultazione sarà totale, l'effetto diametro ci sarà, la discesa sarà piuttosto lenta, ci sarà anche l'effetto di Fresnel, però per vedere tutte queste cose ci vuole poca scintillazione. Per avere poca scintillazione bisogna inventarsi qualche cosa. Allora, quello che suggerisco è la seguente cosa: noi possiamo creare uno schermo davanti al telescopio. Allora, supponiamo che questa sia l'apertura del telescopio, grande, non quello piccolo, un telescopio da 20 centimetri. Io ci metto una serie di questi oggetti qua, che sono degli occhielli che sono ovviamente più piccoli dei 20 centimetri di partenza, e li metto così, un po' distribuiti in tutta l'area del telescopio, in modo da ridurre l'intensità luminosa e evitare che saturi, e si può calcolare. Qui, per esempio, ne ho fatti, in questo disegno ne ho fatti 6, 7. Si può calcolare quanto mi deve venire grande. Che succede? Il diametro di questo qui è un diametro di 103. Il diametro di quello grande è un diametro di 489. Allora, l'area di 489 sta col quadrato, quindi 239.000. Lo divido per 103 al quadrato e vediamo che ognuno di quelli è il 4%. Ne ho presi 7 e vedete che viene il 31%. Cioè, io ho ridotto l'apertura del telescopio, ho mantenuto, tra l'altro, questi buchetti qui devono essere messi il più lontano possibile dal centro, però anche prendendo il centro, io ho mantenuto la distanza tra l'ingresso del fronte d'onda il più vicino possibile, ho creato un diaframma che non è asimmetria sferica, ma non ci interessa la perfezione della simmetria sferica. Ho fatto dei buchetti da mettere davanti al telescopio, quindi una sorta di maschera. Questa maschera con 7 buchetti uguali mi riduce l'area solo al 31%, l'area di accettanza, però fa sì che le varie turbolenze che mi creano la scintillazione, che quindi qui possiamo rappresentare. Rappresentiamola così. Supponiamo che questa sia un fronte di scintillazione. Poi ne facciamo un altro. Poi ne facciamo un altro. Questi sono quelli che abbiamo visto sotto la fontana, no? Sono messi a caso e rappresentano poi dove si incrociano. Per esempio, se noi abbiamo un obiettivo piccolo, qui abbiamo una pulsazione positiva, mentre su un altro obiettivo piccolo posto a fianco non ce l'abbiamo, qui per niente, qui soltanto un pezzo. Statisticamente, più buchetti ho, più riesco a prendere tutte gli eccessi e i difetti di quelle scintillazioni, e quindi riduco la scintillazione finale, senza dover utilizzare un'area che mi satura tutto. Qui la saturazione, siccome ho usato il 31% dell'area totale,
il segnale che io raccolgo è 7 volte quello del telescopio più piccolo. Se io ho un'area in cui non riesco ancora a saturare il rivelatore, metto quel rivelatore al telescopio grande e ci metto una maschera davanti in modo da avere l'equivalente di tanti telescopi piccoli che però mi riducono il segnale nella migliore maniera possibile. Qui abbiamo dei dati che mi ha spedito, dovremmo averli, no, non sono qua, allora li ho scaricati da un'altra parte. Potrebbe essere questo. Ecco, questi sono i dati che mi ha spedito Claudio Costa, che ha fatto l'esperimento con un telescopio da 58 mm. E vuole confrontare sia Betelgeuse che Bellatrix, la gamma di Orione. Diciamo, per quanto mi riguarda, io non ritengo essenziale avere il confronto, la stella di confronto, anche se la classica, cioè la trattazione classica delle occultazioni fa sì che questo invece sia sempre presente. Però abbiamo a che fare con distanze angolari significative, circa 7 gradi tra le due stelle, insomma, può succedere di tutto in 7 gradi. Però vedete la questione dell'oscillazione: andiamo da 500 a 1250, cioè abbiamo delle variazioni di più del 100%. Questo bisogna evitarlo, altrimenti il segnale è confuso come quello che avevo io con quella telecamera primitiva, ma grazie alla quale abbiamo ottenuto qualche cosa da quella occultazione. A quanto si dice, questa telecamera qui è potentissima, nonostante abbia un filtro a calfa, i conteggi sono tanti. E allora, e rischia di saturare. Io suggerirei di provare a usare il telescopio grande, aggiungendo tanti buchetti da 58 mm quanti non saturano questa telecamera. Quindi se io raddoppio, cioè ho 2 buchette da 58 mm nella maschera che sto progettando, arriverò invece che 1000, come limite diciamo massimo di quasi tutte le fluttuazioni, arriverò a 2000 e 2000 magari non satura. Con 3 arriverò a 3000, se 3000 ancora non satura posso andare avanti. L'idea è sfruttare il più possibile il diametro angolare del telescopio per cercare di prendere più fronti possibili e ridurre la varianza intrinseca dovuta alla scintillazione. Io credo che 20 centimetri sia il diametro che ideale perché per una serie di coincidenze e di pratiche che hanno portato poi anche ad avere quello come diametro, diciamo, di battaglia dei telescopi che hanno tutti quanti gli astrofili. E quindi con questo schermo qui, mettere questo schermo qui davanti al telescopio, davanti all'obiettivo principale o a lente o a specchio, e chiaramente questo non lo metteremo dove sta lo spider dello specchio secondario del Newton, faremo un buco di lato, insomma. Anche con 4 buchi, un bel Newton può essere utile per vedere Betelgeuse con meno scintillazione. Ovviamente i giorni che mancano all'evento sono sempre di meno, ormai siamo a una settimana, però se è possibile fare un esperimento così, credo che non sia che non nuocia. Tenendo conto che molti vanno sul luogo di osservazione con delle automobili, quindi sono abituati di solito a portarsi il telescopio grande. Ci ripenserei prima di escluderlo completamente dal bagaglio, perché si rischia di fare quello che abbiamo fatto noi stessi quando abbiamo visto Regolo nel 2005, cioè avevamo uno strumento, l'unico che poi ha funzionato, era quello meno performante, però in realtà
ci ha permesso di vedere qualche cosa, però il problema è questo, è che c'è un segnale molto disturbato dalla scintillazione. Quindi l'ideale è averne il meno possibile di scintillazione. Grazie dell'attenzione.